Amici e amiche di Endio Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato ad Europa Universalis 4, Rule Britannia con l'Impero Italiano. Nello scorso episodio abbiamo decisamente fatto a pezzi la Francia. Dobbiamo però adesso prestare particolare attenzione perché i francesi hanno rimpatriato un po' di truppe e ce le hanno mandate un po' in Italia, un po' ce le hanno in Francia, quindi vorrei evitare di farmi massacrare. Vediamo di cercare, come dire, di portare questi microassedi magari a nord, onde evitare che ci distruggano, ma probabilmente un po' di microassedi ce li fanno fuori. E per il resto, qui abbiamo altri eserciti abbastanza grandi che possiamo utilizzare. Vedremo. Eh sì, ci stanno un po' rompendo le scatole. Ma d'altra parte gli abbiamo veramente dato molto danno. In Cayenne non abbiamo ancora il subject. Questa è una cosa strana, perché credevo di avere almeno 5 province. 1, 2, 3, 4, 4. 4! Mi sono risposto da solo. L'avremo la Cayenne più avanti. Ok, la Francia cerca di riprendere il controllo dei propri assedi. Questo è positivo. La Picardie cade e quindi noi andiamo ad assaltarli. E con questi andiamo avanti con altri microassedi. Ottimo così. E se facciamo cadere anche Barois, poi la Francia è a pezzi. Non ha nessuna possibilità di riprendersi, magari gli strappiamo anche le colonie. Bretagna e Castiglia sono alleate mie. Gran Bretagna, non Bretagna. Gran Bretagna e Castiglia sono mie alleate. Ok, bene, 25.000, questi dove vanno? Nevers. Andiamo a cercare di costruire. Temo che qui ci sarà uno scontro abbastanza grande, tutti contro tutti. Forza. Intanto abbiamo convertito in Nord Africa Brussa, che era una nazione, era parte della. Sì, queste sono islamiche. Forza e coraggio che ce la possiamo fare. Siamo al 99%, ok. Francia, buttiamola fuori. All'83, voglio la costa. 57, ma siete pazzi. Ok, l'umiliazione ci sta, perché mi dà tutto il power projection. E non posso chiedere anche le colonie, magari. Vediamo se accettano una cosa di questo tipo. Sembrerebbe di sì. Quindi umiliazione e le colonie, in questo caso io non ho fatto niente di male a loro, non gli ho tolto province, eccetera. Magari posso provare a rompere le loro alleanze con. Bah, però hanno delle alleanze talmente ridicole che se le tengano. Fuori dalle palle la Francia. Ok, ragazzi, lo so che molti di voi avrebbero voluto vedermi che conquistavo territorio, ma non essendo co-belligerante non aveva assolutamente senso fare una cosa di questo tipo. Invece ha sicuramente avuto più senso espandere il Messico italiano e la Colombia italiana. Perfetto. E ora andiamo qui su Bari. Aspettiamo 5 giorni. Fermi. E ce la pappiamo. Boom. Tanti saluti Aragona, è stato bello conoscerti, Bari amici. È Impero Italiano e adesso, finalmente, facciamo una cosa, prendiamo tutte le forze che abbiamo e le portiamo a Roma. La flotta la portiamo a Roma e facciamo mente locale prima di attaccare gli ottomani. Ma abbiamo una missione che si chiama Unite Home Region, che ci darà 150 punti diplomatici, amministrativi e militari e abbasserà la Monthly Autonomy più velocemente. Ragazzi, abbiamo unito l'Italia. 18 novembre 1652, l'imperatore Francesco Ruspoli finalmente ha unito completamente l'Italia. Abbiamo tutti i territori italiani sotto il nostro controllo. E anche tanto denaro. Quindi, fermi. Qua un'altra rottura di palle.
Dov'è che abbiamo... Dobbiamo costruire fortezze più grandi ora. Allora, la Russia vuole che attacchiamo la Danimarca e la Svezia. E la Danimarca è alleata dell'Austria. Ma l'Austria non è in guerra contro la Russia. Allora accettiamo. Benissimo, facile anche. I danesi li abbiamo menati una volta, li possiamo menare due. Ma non sarà il caso. Ok, facciamo il corso su Bari, ragazzi. E ci prepariamo allo scontro contro gli ottomani, che voglio fare abbastanza rapidamente. Altri punti di assolutismo dobbiamo avere. Multicultural nation. No. Cultura serba la possiamo buttare dentro. Adesso abbiamo due culture. Va bene. Intanto qui portiamo tutti i nostri uomini. Attenzione, perché adesso li dobbiamo dividere. Mettiamoli tutti in un esercito unico. Abbiamo convertito Alessandria, bene. Questo è positivo. Però qui ci metteremo molto tempo. Ok, fermi tutti. Abbiamo 133 uomini, ma in realtà 76, 19 e 44. Facciamo due split. Poi diventano 4. Tipo divisione delle cellule. 18, 5, 11, mi piace. Quindi questi 4 eserciti adesso li teniamo un momento fermi, vediamo dove sono gli altri. Abbiamo l'armata di Napoli, l'armata di Roma, armata di Firenze, e poi ne abbiamo un'altra che non ha un nome, armata di Siracusa, ma è già qui. Ah, l'esercito di Bisanzio, vabbè, chiamiamola armata di Bisanzio, benissimo. E voglio che tutti questi abbiano dei leader. Tutti devono averne uno, quindi ne recluterò un altro. Forza! Wow, Pallavicini, 2 stelle, ma buono. E tutti devono fare addestramento intensivo. Buono. Voi andate a fare Protect Trade su Ragusa. Voi cosa siete? Anche voi Protect Trade su Tunisia. Ok. La flotta sembrerebbe a posto, portiamola a 15 navi, pesanti, e direi che adesso va bene così. Va bene così, siamo pronti per attaccare gli ottomani. Attenzione, perché ragazzi, i mamelucchi hanno fortemente fatto male agli ottomani. Adesso gli ottomani sono in una situazione disgraziatissima e sono alleati soltanto di Yemen. Non attaccarli è sciocco. Ok. Mi sarebbe piaciuto dire ok, mi faccio magari un po' di addestramento in più con le truppe, ma non so se ha senso. Così nell'età dell'assolutismo, visto che abbiamo un assolutismo così alto e stiamo andando così bene, credo che migliorare, cioè annettere l'Albania, la Grecia e l'Albania sia un'ottima idea, ma... e poi prendere il controllo di tutto il resto è un'ottima idea per poi attaccare i mamelucchi. Su cui potremmo già iniziare a fare uno spy network. Perfetto. Ci è schiattato un generale. Quanta... ah, abbiamo 52 Army Tradition, ok. Ehi, voi! Mascherine, ma che cosa combinate? Ma li vedete questi disgraziati? Pensano che io non me ne accorga? Ah? No, tu fermati. Vai a Milano, non devi prendere la nave per andare a Milano da Napoli. Non serve la nave. Sbarcare a Genova, prendere la strada... No, vai dritto. Ecco che scappano, maledetti. Scappano come delle... Ok. Qual è la prossima missione dopo l'unificazione d'Italia? Non mi ricordo. Ma credo che si fermi qui. Sì, abbiamo l'Expand Overseas, Defend Empire. Sì, abbiamo tutto il discorso dell'Imperial Ambition, ma... credo che non lo farò. Perché
perché l'impero è cattolico prima di tutto e noi siamo riformati. Potremmo fare la ruina imperi e poi papparci la Germania. Questa è un'idea certamente. Ok, la Svezia adesso. Vabbè, che vi devo dire, ragazzi? Circondiamoli e facciamogli un culo così. Però non voglio... Non, cioè, questa guerra sta durando già troppo per i miei gusti, no? Questa vittoria per la vicini. Niente, andiamo di nuovo a prendere Copenaghen come abbiamo fatto in precedenza. Desideri la carne, ok. Perdere soldi, prestigio. Divorziare dalla principessa. No, no, no. Perdiamo 10 punti di prestigio, chi se ne frega. No, sarebbe un Ruspoli. A me piacerebbe che un domani al posto degli Asburgo ci fossero i Ruspoli, capite, no? Dove voglio arrivare. A parte che cercare di prendere gli Asburgo per matrimoni diplomatici non sai come cercare di battere Michael Jordan a basket. Ma ci si può sempre provare. Avanti. Abbiamo solo 9 navi pesanti e 40 galee, ma dovrebbe andare. E non abbiamo ancora sbloccato i casusbelli avanzati, ragazzi. Mancano ancora un paio di tecnologie diplomatiche. Quando avremo i casusbelli avanzati potremo veramente attaccare con l'imperialismo e sarà molto facile guadagnare punti in battaglia. Però, mo vediamo. Tanto qui non mi serve più la Provenza, abbiamo già i clan che vogliamo su tutte queste province. E la Francia l'abbiamo lasciata un pochino così, come dire, un po' in difficoltà, poverina, eh. Chi c'è? Perché? Perché chi c'è? Sei ancora lì vivo? Perché l'Italia non ti pappa, eh? Forza. Un esercito però... Ok, mi rimane qui, mi servirà un esercito anche in Grecia. Spostiamo questo con quali navi, eh? Sì. Ok, va bene. Adesso blocchiamo Costantinopoli. Blocchiamo la città di Copenaghen. Guadagniamo favori con i russi. Ah, l'umiliazione della Francia ci ha dato power projection. Quindi... altri punti monarchici che salgono molto. In pratica oltre il 6-2-4 del nostro leader abbiamo anche 4 punti per punto monarchico dovuti agli advisor e a il power projection. E guarda un po', qui qualcuno ha fatto il cattivo e adesso ne subisce le conseguenze. Boom. Quanto siamo avanti nel tempo? 7 anni, ma ci sono le institution penalties, ma come vedete, avendo velocizzato la velocità con cui le institution si diramano, abbiamo già le manifatture un po' in tutta Italia. Cosa? Ah, abbiamo distrutto i Kice. Mi chiedevo che cosa è successo. Bene. Sto guardando... abbiamo molte... Dovrei fare una riforma del commercio. Abbiamo molti mercanti in giro che non so se sia giusto così o no. Questi hanno soltanto tantissime galee, ma mi fanno fuori le mie. Non mi fa per niente piacere sta cosa. Ma perché tutte le volte mi menano. Allora, Danimarca... vabbè, aspettiamo che... E la Russia qui si espande pesantemente, però. Perché devo attendere? Me lo spiegate. Obiettivo, prendere Aydin. No, non ce l'ho. Prendere Bolu va benissimo. Dichiariamo guerra agli ottomani. Al momento quindi siamo in guerra contro
Siamo in tre guerre contemporaneamente. Chiedo scusa per l'arroganza paurosa. Avevo detto no arroganza in questo gameplay, ma capite che poi cambia idea. E chiediamo agli albanesi di prendere il controllo della Grecia, che poi diventerà loro, quindi devono farlo loro. Mentre noi cerchiamo di prendere il controllo qui. Non dovrebbe essere difficile questa guerra, anzi, dovrebbe essere molto facile. Allora, in Guatemala qui possiamo dire che Kiche è stata gentilissima con noi, ci dia anche tutti i soldi che ha e saluta. Stesso discorso per Campeche Xiu, però è alleato di Tlaxcala, è ancora viva? Ah, ok. Alleato di Xiu, vabbè, dichiariamogli guerra. Ah, non abbiamo il casus belli. A Xiu ce l'abbiamo, vero? Sì. Allora, facciamo così, Tlaxcala co-belligerante. Buono, anche in Messico, quindi terza guerra sempre attiva. Vedo che l'Ungheria le sta prendendo tantissimo. Ha fatto bene a mollare l'Austria, ragazzi, perché non è più un alleato utile. E infatti l'imperatore diventa un boemo. Diventa una Praga. Praga. Italia in Colombia, anche no. Colombia italiana, Colombia di Pasqua. No, ok, abbiamo quindi la Colombia come nuova nazione e ha già 10 città. Quindi questo significa che presto avremo, fra un mese avremo un nuovo mercante e avremo le navi in più, che poi è quello che a me interessa. Il nuovo mercante a questo punto può essere. Potremmo spostarlo, vediamo un po'. Io me ne metto uno inland in Francia che sposta a Genova. Quindi la ricchezza che dovrebbe andare a nord adesso la portiamo a sud. Quanto guadagniamo? 152. Non male. Ok, adesso che è in posizione, quanto guadagniamo? 163. Quindi praticamente un buon 10 ducati. Fantastico. Benissimo. Allora, credo che qui mi sono un po' rotto le palle. Buono. Andiamo a recuperare l'altro territorio dei danesi con facilità. Giusto per guadagnare favori. Intanto i turchi cercano in qualche modo di difendersi, ma fanno una fine bruttissima. E l'Albania finalmente mi ha preso i territori greci che gli avevo chiesto. Ok, adesso si sta focalizzando su altre parti, ma va bene. Va bene così, ok. Tenere tre guerre contemporaneamente non è la mia passione, innanzitutto, e non è la cosa in cui sono più bravo. Il fatto che lo sto giocando a velocità 3 per me è già un'ottima cosa. Qui possiamo fare un wipeout pazzesco. Buono. Ottimo. Ok, Cholula è caduta. Manca Xiu. E poi questa è Colima. Free thinker, Francesco, il nostro imperatore. Bravo, buono. Idea cost più bassa. Però le idee le abbiamo chiuse tutte. Devo pensare a quale sarà la prossima idea. Ne ho già un paio in mente, ma voglio. Ci devo riflettere, voglio essere sicuro prima. E soprattutto adesso non ha senso, quindi ne parleremo. Lack of officers, perdiamo manpower, ne abbiamo 50.000 uomini, ma ne abbiamo talmente tanti. Una cosa che non ho guardato, è importantissima, possiamo fare altre 40 navi, quindi prendo di nuovo il template commerciale grande a Venezia e via, e costruiamo altre navi commerciali.
E ora questo esercito mi va in Grecia. Possiamo chiudere praticamente tutte le tre guerre molto presto. Allora, qui si conquista il denaro e si conquistano i territori che vanno al Messico. Buono. Qui la pace separata a me onestamente interessa molto poco, ma cerchiamo di buttargli giù i forti, dovrebbero poi cambiare idea presto. Mentre con i turchi siamo all'86%, ma mi mancano un paio di fortezze tipo in Grecia. Qui portiamo un po' di mercenari ad aiutare gli albanesi per Corfù. Qui manca Rodi. Teodoro mi offre un knowledge sharing, ma neanche per le palle. Stiamo scherzando. Ok, andiamo a bloccare lo Jutland. Se i russi poi non sono contenti, non mi danno abbastanza favori, veramente, cioè, mi arrabbio. Sparello. Tanto qui finalmente vinciamo una battaglia navale. Era ora. Forse la vinciamo, forse. La perdiamo. Santa pazienza. Torniamo un attimo dai turchi. Allora, i Max sono pronti. L'assedio qui è pronto. Sì, dovrei prendere anche Creta, ma bene così. Intanto iniziamo ad assegnare all'Albania questi territori. Albania. Fermati, maledizione. Albania. Albania. Qui c'è ancora Venezia che è Creta in pratica. Prossime tech, fra 5 anni, bene. Per fortuna che le navi da trasporto sono rimaste intere, perché altrimenti, guardate, mi arrabbiavo. Faccio una pace separata con la Danimarca, gli chiedo di rilasciare l'Estonia. No, non ha senso. Cancellare la Svezia come subject sarebbe il top. Rompi le relazioni con l'Austria, rompi le relazioni col Commonwealth e con la Boemia anche. No, va bene, rompi le relazioni con queste e pagaci. Va bene così. E usciamo dalla guerra. Quindi la resia danese, cucù, non ce ne frega niente. Riportiamo sti ragazzi in Italia. Nostra flotta a Genova. Ah no, possono camminare, benissimo. Quindi la nostra flotta si riporta a Roma e poi la dovremo riaggiustare, ma va bene, pazienza. E invece gli ottomani li chiudiamo nel prossimo episodio perché mi servirà un po' di tempo, però mi piacerebbe porre una parola fine sull'impero ottomano, perché voglio ingrandire l'Albania in Grecia e strappare il resto delle coste, poi rimarranno due o tre province inutili. Posso capire, ma chi se ne frega. Dopodiché sarà importante concentrarsi sui Mamelucchi perché io, ripeto, quest'area la voglio tutta perché il mio grande obiettivo è avere un trade che mi porta a Venezia. Tutta la ricchezza del mondo e voglio diventare molto ricco. Amici e amiche, grazie per essere rimasti con me. Io vi do appuntamento al prossimo episodio.